Il cordoglio nel ricordo di una vittima comune di mafia, l'entusiasmo dei giovani in festa, la forza di un'orchestra che non può fare a meno di nessun elemento. Sono i suoni e le emozioni dell'appuntamento, giunto al 22° anno tra la Calabria e la Gerbera Gialla, il fiore simbolo dell'impegno dell'associazione Riferimenti contro l'Andrangheta, il fiore che ricorda l'imprenditore Gennaro Musella. Maggio 1982, 8:35 del mattino. L'ingegnere Musella esce dal portone di casa in via Apollo a Reggio Calabria. È un imprenditore edile. Vuole costruire il porto di Bagnara Calabra, ma non glielo lasciano fare. Così ha denunciato le ditte aggiudicatarie, favorite dal genio civile. La moglie è sul balcone, lui la saluta, poi sale sulla sua Mercedes 240 diesel. Non percorrerà neanche un metro. La carica di esplosivo piazzata sotto l'auto lo uccide all'istante, ferisce altre 4 persone e apre una ferita nel cuore della città. Dal 1993, ogni anno, grazie alla figlia dell'ingegnere Adriana Musella, si svolge la giornata del ricordo delle vittime di mafia. Ad organizzarla è l'associazione Riferimenti, una realtà che si occupa di sensibilizzazione e formazione per creare una cultura antimafiosa. Anche quest'anno, il 3 maggio, Reggio Calabria si è adornata di gerbere gialle per onorare la memoria di Gennaro Musella e di tutte le altre vittime di mafia. È stato il concerto dei ragazzi dell'orchestra di fiati di Laureana di Borrello ad aprire i 3 giorni di celebrazione che si sono conclusi a Rosarno con la visita del presidente del Senato Pietro Grasso. Secondo te qual è il modo giusto di ribellarsi all'Andrangheta per un ragazzo della piana di Gioia Tauro? Beh, sicuramente fare musica è una delle cose principali e poi avere una mentalità aperta, quindi fare cultura e fare musica è proprio fare cultura e allargare la mente. Yesterday. Cosa rappresenta per te questa giornata? È una cosa molto importante perché dimostra che non ci dobbiamo arrendere a questo problema. Cosa bellissima, veramente, siamo molto felici di essere qui con voi e sono molto felice di essere con il Presidente del Senato d'Italia, sono molto felice di essere con loro. A Rosano non posso dire niente perché io non faccio tanto giro, perché a Rosano sono un po' pericoloso, per questo io non mi sento bene per andare in giro con Rosano. Ma perché è pericoloso? Beh, c'è una cosa che c'è già avere 2 anni, 3 anni fa, e questo qua si ripete sempre, si sa sempre dentro le teste dell'italiano, e non possiamo dimenticare, e anche noi non lo possiamo dimenticare questa cosa, è una cosa brutta per me. Dobbiamo pensare che noi tutti quanti siamo uguali, solo il pelle che si cambia, ma il sangue è uguale. Per la loro essenzialità
le libertà personali sono diritti universali da riconoscersi a tutti gli uomini, indipendentemente dal loro sesso, razza, religione. E in molti paesi purtroppo ci sono persone ancora costrette a vivere con delle catene ai piedi o a intraprendere viaggi lunghi e pericolosi che spesso finiscono in fondo al nostro mare Mediterraneo. E vedete, queste parole acquistano un significato particolare dette qui a Rosarno, città che in passato è stata teatro di scontri, di rivolte, ma che sta cercando, e ringraziamo tutte le autorità locali, la sindaco in prima persona, per cercare di creare una convivenza serena e civile. Oggi ci sono delle contraddizioni inspiegabili, non si può giustificare che qualcuno critichi l'accoglienza o il salvataggio di extracomunitari e poi quando sono nel proprio territorio vengono sfruttati nel lavoro nero, pagati con compensi veramente di miseria. L'immigrazione e i diritti dei nuovi italiani, uno dei temi principali affrontati dal Presidente del Senato Pietro Grasso nel suo intervento alla Scuola Piria di Rosarno. Ed è proprio la scuola, per Grasso, a rappresentare un'arma importante per la lotta alle mafie. In primo luogo la presenza di centinaia di studenti, ma soprattutto di decine di docenti che da tutta la Calabria, li vediamo là con uno striscione, sono qui presenti e risultano ufficialmente in sciopero, quindi con le decurtazioni dallo stipendio di questa giornata, ma eppure sono qui con i loro studenti perché credono nella scuola, nell'importanza della scuola, nell'importanza dell'impegno, nella possibilità di riscatto di questa terra, nel progetto della Gerbera. In un fugace incontro lungo il corteo ho avuto modo già di esprimere la disponibilità del Senato che io presiedo di poter sentire le loro ragioni, aprire un dialogo, perché la buona scuola deve sentire anche la base, le esperienze di chi vive nella scuola, vive giornalmente e lavora in quello che io ritengo una delle professioni più importanti della nostra società. E questo vostro impegno è una ricchezza inestimabile, non incide certo sul PIL, quindi da un punto di vista economico siete quasi, non so, non ben considerati, però sappiamo che siete voi a costruire il futuro della nostra società. E questo ci fa alzare l'aspettativa morale, etica, di un cambiamento nella nostra società, proprio tramite la vostra azione. E ce lo ricordava Don Milani: la scuola siede tra il passato e il futuro, deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi per mano su un filo di rasoio. Da un lato formare loro il senso della legalità attraverso il rispetto delle leggi, dall'altro la volontà di leggi migliori attraverso il senso politico. Quel senso politico che, per la seconda carica dello Stato, consente di ribellarsi a chi gestisce il potere per accumulare vantaggi, per prevaricare con la violenza, per punire il dissenso con ferocia. Il problema degli altri è uguale al mio. Lo sfruttamento che subiscono i migranti nei campi qua vicino è lo stesso sfruttamento che subirono i vostri nonni, il tipo di criminalità che col caporalato guadagna sul loro lavoro è uguale a quello che chiede il pizzo in centro a Reggio Calabria. La drammatica situazione abitativa è la stessa che colpisce le famiglie più povere italiane, ma soprattutto qui per i migranti e per i calabresi la zavorra
ha lo stesso nome e le stesse facce, l'Ndrangheta. E c'è chi a combattere o a raccontare questo tipo di potere ha dedicato tutta una vita di lavoro, pagando a volte le conseguenze di questo impegno con l'intimidazione e la minaccia. È il caso dei giornalisti Michele Albanese e Paolo Borrometti, insigniti del premio Gerbera Gialla 2015, come il procuratore di Firenze Giuseppe Greazzo e altri protagonisti dell'impegno antimafioso in Calabria, come il presidente della cooperativa Libera Terra, Don Pino De Masi. È triste ammetterlo, ma in Italia ci sono regioni in cui un giornalista che descrive la realtà senza veli, che descrive la realtà del potere, rischia ancora la vita. In cui, regioni in cui si combatte una battaglia quotidiana tra la passione, il dovere dell'informazione e la pretesa del silenzio, che diventa poi violenza, intimidazione, minacce di morte, che a volte si materializzano in pallottole ricevute per posta, in vetri delle finestre infrante, lettere minatorie, copertoni tagliati, auto bruciate. Bene, sono tanti i giornalisti che sono costretti a vivere sotto scorta, ma il loro lavoro è meraviglioso, è indispensabile. La mafia pretende il silenzio dai giornalisti scomodi. Un pensiero lo dedico anche agli amministratori che sono stati intimiditi. Al Senato una commissione parlamentare ha depositato un lavoro veramente impressionante sotto il profilo dei numeri che ci danno questa realtà degli amministratori locali in frutto di intimidazione. Come diceva il presidente, il governatore della Calabria, con varie motivazioni, ma è proprio questo il punto, di usare questi mezzi per cercare di influenzare le persone che amministrano nel nome della cittadinanza, che rappresentano la cittadinanza. Insomma, per Grasso la risposta alla prevaricazione mafiosa passa per la cultura e per l'integrazione, concetti già compresi quasi un secolo fa da un grande scrittore calabrese citato dal presidente del Senato a chiusura del proprio intervento. Un vostro conterraneo, Corrado Alvaro, ci ha lasciato parole che dobbiamo tenere sempre a mente. La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che essere onesti sia inutile. Credetemi, non è inutile, ma è l'unica strada che abbiamo. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sono stati insultati e picchiati. Molte squadre hanno rifiutato di giocare contro di loro perché stranieri, africani, neri. A Rosarno, però, gli atleti del COA Bosco hanno ricevuto il premio Gerbera Gialla dal presidente del Senato, che per l'occasione ha anche dato il calcio d'inizio alla loro partita contro una rappresentativa di coraggiosi ragazzi locali. Schienata, sai da mia frente che io quero passare. Questo samba è già animato. O che io quero è samba. Este samba che è misto di maracatu. E samba de preto veio, samba de preto du. Tanti passi avanti sono stati fatti. Non dobbiamo sempre buttare via tutto quello che è stato fatto. Io dico che il futuro è fatto anche di piccoli passi e devo dire che in Calabria si incominciano a vedere dei fermenti, delle,
soprattutto da parte dei giovani. Ma se l'ex procuratore nazionale antimafia traccia un bilancio positivo della risposta dello Stato all''ndrangheta, due magistrati, il sostituto procuratore di Reggio Giuseppe Lombardo e il collega catanzarese Pierpaolo Bruni, sentono che si dovrebbe fare di più. Noi siamo il terzo potere dello Stato. Questo significa che prima di noi devono intervenire in maniera seria, attenta, il legislatore e soprattutto chi ha la possibilità di destinare a quello che è il contrasto alle mafie quella enorme mole di risorse che un'attività del genere richiede. Non possiamo continuare ad assistere a organici insufficienti che però vengono sottoposti sempre più a tempi strettissimi, e i tempi ristrettissimi a mio modo di vedere sono un modo di fare giustizia che non mi piace. Se le cose sono cambiate, a mio parere sono cambiate in peggio, perché nonostante una grandissima pressione da parte delle procure e delle forze dell'ordine, l''ndrangheta è ancora più forte di prima e pervade molti, diciamo così, momenti istituzionali e imprenditoriali. È di questo che si è parlato il 4 maggio, il giorno prima della festa di Rosarno. Nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio, i due PM hanno criticato aspramente le ultime riforme legislative. Dipingono una magistratura con le armi spuntate. Ci troviamo di fronte, a mio parere, a dei provvedimenti spot. Cioè si tratta di provvedimenti che passano mediaticamente per essere dei provvedimenti molto efficaci, ma poi di fatto l'applicazione giudiziaria, anche per espressa, diciamo, per espresso riconoscimento della stessa Corte di Cassazione, sono assolutamente o quasi completamente inefficaci. Mi riferisco ad esempio alla nuova formulazione dell'articolo 416 ter, è vero che dal danaro, diciamo, si è passata a qualsiasi utilità, però è anche vero che su questo è intervenuta la Cassazione. Perché si possa applicare è necessario che vi sia un vero e proprio patto tra il politico e il 'ndranghetista, con la consapevolezza del politico che è 'ndranghetista va a procacciare dei voti con metodo mafioso. Quindi pensate, insomma, cioè, alla fine, per come è stato strutturato, dovremmo trovare una sorta di contratto, diciamo così, elettorale, perché possa arrivarsi alla condanna del politico. Insomma, secondo i due magistrati, i nuovi strumenti a loro disposizione sono inefficaci e le riforme che li riguardano addirittura dannose. Per Lombardo, con la recente riforma sulla responsabilità dei magistrati, il legislatore lancia un messaggio chiarissimo. Dopo aver impegnato per molti anni un giudice per le indagini preliminari, dovrei fare una serie di valutazioni e le dovrei fare in maniera attenta, attentissima, perché finora si è stato distratto e qualche volta il fatto lo hai travisato. Una volta che hai fatto le tue valutazioni da solo, perché il pubblico ministero è un organo monocratico, e hai condiviso le tue valutazioni con un altro giudice solo, perché il GIP è un organo monocratico, stai attento, perché noi non ti diremo mai che l'indagine non la devi fare o che ti devi limitare a ricostruzioni semplici, semplicistiche, banali, limitate, no. Tu puoi anche procedere ad indagini strutturate, ardite, complesse, rischiose, non ordinarie, fantasiose forse. Però ricordati una cosa, che hai un limite ben chiaro, il fatto. Una riforma che al titolare del processo Meta proprio non piace, e non soltanto perché costringe i giudici e gli inquirenti a un'eccessiva prudenza, ma anche perché non tiene adeguatamente conto degli immensi patrimoni grazie ai quali l''ndrangheta può permettersi di aprire procedimenti paralleli chiamando a giudizio i propri stessi giudici. Lei ha criticato la recente riforma della responsabilità civile dei magistrati. Qualcuno degli osservatori dice che favorisce in ogni caso i grandi capitali, cioè chi si può permettere di aprire procedimenti paralleli accanto a quello principale. È chiaro, voglio dire, che
incidere su determinati meccanismi. Questo non per dire che i magistrati, quando sbagliano, devono essere sanzionati, non ci dimentichiamo che quello è un profilo di responsabilità, ma ce ne sono tanti altri, ovviamente anche in ambito penale, e quindi non è questo che io intendo quando dico che non credo quella fosse una priorità assoluta. Certo, una serie di aggiustamenti si possono anche fare, però ritengo che sia in qualche modo rischioso far comprendere che la magistratura nel suo giudizio deve in qualche modo rivedere i criteri che ha utilizzato fino a qualche giorno prima, anche perché ritengo che la magistratura italiana sia probabilmente la migliore che si possa desiderare, come viene riconosciuto anche da autorità straniere. La storia perciò finisce dove era iniziata, in via Apollo, oggi intitolata Gennaro Musella. O forse la storia non finisce se dal 93 ad oggi è stata in grado di portare in piazza migliaia di persone, generazioni di studenti nel ricordo di tutte le vittime di mafia. Non solo ricordo però, ma anche speranza in una Calabria e in un'Italia migliori, diverse da ieri, diverse da oggi. È il sogno di Adriana Musella, una donna che ha visto il mondo dell'antimafia nascere e trasformarsi e che oggi traccia un bilancio e lancia, ancora una volta, un messaggio ai giovani calabresi. In 22 anni cosa è cambiato, cosa deve ancora cambiare? Ma in 22 anni tante cose sono rimaste allo status quo, diciamo. Ma tante altre sono, non possiamo dire che non è cambiato niente, sicuramente è cambiata la coscienza del fenomeno, la coscienza civile. Questo però non vuol dire che possiamo, abbiamo raggiunto un traguardo. La lotta alla criminalità organizzata, quella almeno la lotta che portiamo avanti noi, è una battaglia culturale, una battaglia educativa, e per cui va fatta nel quotidiano, non possiamo fermarci. La realtà che ci circonda è una realtà molto pesante, perché in realtà bisogna chiederci se c'è la volontà politica di combattere la mafia. Voi qui oggi avete visto tanti magistrati, però la legislazione italiana non aiuta questa battaglia. Ecco, ci vorrebbe veramente una presa di posizione incisiva, ci vorrebbero delle leggi efficaci, cosa che non ci sono, insomma, questo nel campo della sicurezza, nel campo soprattutto
soprattutto della giustizia e della lotta alla criminalità. Gli imprenditori calabresi, come tutti gli imprenditori, oggi più che mai c'è una crisi nazionale, per cui voi sapete che di moneta ne circola ben poco. È proprio in questa situazione di incertezza che la 'ndrangheta, la mafia si insinua e si sostituisce allo Stato. Questo è uno dei pericoli maggiori e tanti imprenditori purtroppo ne sono vittime di questo gioco in Calabria e fuori, perché non dimentichiamo che la 'ndrangheta si è radicata qui alle sue radici, però ormai ha colonizzato il territorio nazionale, e quello che è successo a mio padre tanti anni fa purtroppo può ripetersi, ma oggi ti fanno morire non solo col tritolo, puoi morire anche diversamente, ripeto, puoi morire quando, come imprenditore, quando la 'ndrangheta ti rileva la tua azienda e ti mette da parte, ti porta all'usura, ti porta poi a dover lasciare quello che è stato il lavoro di una vita, quindi ha modo di distruggerti come vuole. Cosa si può fare? Si può fare, ripeto, delle leggi efficaci, la prima cosa è quella, la volontà politica, e poi mai stancarsi come cittadini di voglio dire, lottare nel quotidiano ed assumersi ciascuno le proprie responsabilità. Se potesse dire soltanto una parola a un ragazzo di oggi a Reggio Calabria, una parola soltanto, cosa gli direbbe? Difendi la tua dignità, ecco perché mettersi al servizio dell'andrangheta, del denaro facile, chiaramente, e offende la dignità di ciascuno. Da quel momento non si è più liberi, ma si diventa schiavi della criminalità organizzata, anche schiavi inconsapevoli, ma schiavi.